ci sono delle zone che sono super servite e delle zone che non sono assolutamente servite. E questo non va bene. Il mercato contadino del quartiere San Giuseppe a Pescara, dopo 50 anni di storia, non verrà più allestito. Terminato il periodo di quarantena è ripartito il mercato del venerdì, ma quello che animava il quartiere tutti i giorni della settimana non è più permesso. Non esiste infatti la delibera che riconosce il mercato dei contadini, il che lo rende abusivo, e questo benché, come riferiscono i commercianti, le imposte comunali affini sono state regolarmente riscosse fino allo scoppiare dell'emergenza sanitaria. È vero che una delibera istitutiva vera e propria non c'è, hanno ragione naturalmente gli uffici, ai quali però chiediamo come hanno fatto ad autorizzarli fino ad oggi. Ma la cosa più importante è che si faccia questa delibera di giunta, ci vuole veramente poco, massimo una giornata, e sarebbe riconsentito, diciamo, ai contadini di potersi allocare qui in questa piazzetta. La piazza e il mercato di San Giuseppe è un'occasione di socialità utile per risparmiare qualche soldino, per incontrare le persone e anche per i produttori agricoli naturalmente di poter vendere e guadagnare qualche soldino in più dopo il Covid. Tra l'altro ci hanno chiesto di fare un emendamento in consiglio regionale, sono stato io l'estensore e lo abbiamo anche approvato, che consente ai comuni di riservare il 30% dei posteggi proprio ai produttori agricoli. Un bel danno per i produttori locali che dopo il periodo di lockdown adesso si vedono ridotte le possibilità di guadagno. E lei per quanti anni era stato qui prima di non poter più venire? Guardi, consideri che ha iniziato mio padre a venire qua, quindi saranno più di 25 anni. Non possiamo venire in questo mercato perché dopo tanti anni a noi ancora non ci è concesso di avere un'assegnazione di un posteggio. Anche se negli altri giorni comunque il mercato qui, se venite, si svolge regolarmente con tutti i produttori, noi il venerdì non possiamo essere presenti perché non abbiamo un posteggio assegnato. Non è solo un danno economico, è una vera e propria catastrofe. Un quartiere, quello di San Giuseppe, che benché nel cuore della città rimane uno di quelli marginalizzati. Il mercato è anche un'occasione per socializzare, per instaurare rapporti di vicinato, per vitalizzare il quartiere. E il processo di gentrificazione ora passa anche dalla deregolamentazione del mercato, a vantaggio della grande distribuzione. Adesso che non c'è più mi devo adattare diversamente, ma non è giusto, ma non va bene. Perché se una cosa ci sta da 30 anni, da 40, da 50, significa che è una cosa che funziona. E se funziona va rimanere. Fatta rimanere.